rivediamo quanto l'ho visto la volta scorsa riguardo al studio del grafico. Quali sono i passaggi principali, poi facciamo degli esempi. Primo punto è la classificazione. Cioè se la funzione è analitica, algebrica, se è intera, se è fratta, se è trascendente e via dicendo. Poi il in quale intervallo, in quali intervalli la funzione è definita, se ha particolare simmetria, cioè la parità, questo serve a semplificare lo studio del grafico perché se è pari o se è dispari basta limitare lo studio. Poi cosa c'era? Il segno. In quale intervallo la funzione è positiva, dove è negativa e dove è nulla. Gli asintoti. E eventuali discontinuità. Poi, punto 6, intervalli della funzione crescente, decrescente, massimi, minimi e flessi orizzontali, cioè l'espressione della derivata prima. E infine, concavità. Flessi non orizzontali, scusa, dove è arrivata prima non è necessariamente, cioè dove cambia il segno della concavità. Prendendo insieme queste informazioni si riesce, o si dovrebbe riuscire, a tracciare un arco almeno qualitativo della funzione. Ok? Vediamo un esempio. Domande? Quindi niente di nuovo, solamente eliminiamo insieme questi pezzi di informazione per dare un'interpretazione grafica. Oh, proviamo questo. Allora, esempio. Siamo uguali, è abbastanza semplice. 3x alla quarta meno 4x alla terza. D'accordo? Allora, primo punto, classificazione, questa è una funzione analitica, algebrica, razionale, intera, per gli amici polinomio, la dizione polinomio riassume algebrica razionale intera, di quarto grado. Polinomio di quarto grado. Non completo. Oltre ai monomi di quarto grado c'è quello del terzo, quello di secondo grado e di primo grado 0, no? Ok? Parità. Andiamo a vedere cosa cambia se... No, prima c'è il dominio, scusate. Dominio. Essendo una funzione polinomiale,
Cioè non ci sono denominatori, non ci sono frazioni, non ci sono radici, ma solo operazioni dell'algebra, l'operazione è sempre calcolabile, qualunque sia la x. Il dominio, la funzione coincide con il tutorial. Polinomio. Calcolabile. Per qualunque. Poi veniva la parità. F di meno x, cambiamo un segno a x, vediamo cosa succede da y. Quindi c'è 3 per meno x alla quarta meno meno 4 per se cambio segno a x alla quarta rimane positivo perché la potenza è pari, mentre x alla terza cambia segno e meno meno fa più. Quindi c'è la parte pari che rimane invariata, la parte dispari che rimane invariata. E questa è diversa sia da f di x che da meno f. Quindi non è pari né dispari. Parità indefinita. Cioè non ha simmetrie né rispetto all'asse delle y né rispetto all'origine, perché è una somma di una parte pari e di una parte dispari. Ok? Poi un segno. La rappresentazione della funzione significa prendere l'espressione della funzione e chiedersi quando sia nulla o quando è positiva. Cioè risolvere la situazione f di x maggiore o uguale a 0. Nel nostro caso abbiamo 3x alla quarta meno 4x alla terza maggiore o uguale a 0. Questa è una disequazione di quarto grado, che non pone nessun problema, basta fattorizzare. Raccolgo x alla terza e ho due fattori. X alla terza è maggiore o uguale a 0 quando x è maggiore o uguale a 0. L'esponente è dispari. La potenza dispari mantiene lo stesso segno della base. Se fosse stato x alla quarta sarebbe stato positivo qualunque x tranne più 0. La potenza pari è sempre più. Quella dispari no, ha il segno della base. E poi il fattore 3x meno 4 che è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a 4 terzi. Quindi la funzione cambia segno, cioè annulla meglio in 0 e in 4 terzi. Facciamo la tabella dei segni, proviamo 0 e 4 terzi. Allora x alla terza è positivo a destra di 0, negativo a sinistra si annulla in 0. Poi c'è 3x meno 4 che è positivo a destra di 4 terzi si annulla in 4 terzi. Quindi ho tre intervalli. A sinistra dello 0 la funzione è positiva, tra 0 e 4 terzi è negativa, a destra di 4 terzi è positiva, si annulla in 0 e in 4 terzi. Ok? Tutto chiaro? Poi cosa veniva?
gli asintoti non ce ne sono. Questo era il asintoto il quinto. Non c'è nessun asintoto perché un polinomio non ha asintoti. Nel senso che se cerco il limite per x che tende all'infinito, dico se era 3x alla quarta meno 4x alla terza, all'infinito diverge. In realtà qui posso dire qualcosa di più, perché scrivere che x tende all'infinito senza specificare il segno significa per x che va a più o a meno infinito. Qui invece posso dire qualcosa di più. Con che segno questa funzione diverge quando x tende a infinito? In entrambi i casi diverge a più infinito. Perché se x diventa molto grande con segno positivo o molto grande con segno negativo, il segno della funzione è sempre più. Quindi il limite che tende a infinito, cioè sia più che meno, è sempre più. Okay? Non ho trovato un asintoto, ma ho detto qualcosa di più. A dire la verità, questa sarebbe una forma indeterminata, perché se x tende a più infinito può più infinito o meno infinito, ma prevale il monomio di potenza di grado più alto, come abbiamo visto già a suo tempo. Ok? Ok. Tutto questo, l'intervallo della funzione è crescente e decrescente, quindi facciamo la derivata prima e ne studiamo in seguito. Quindi facciamo y primo che è la derivata di 3x alla quarta meno 4x alla terza. Quindi uso le semplici regole di derivazione, 3 per 4, 12x alla terza meno 12x alla seconda. E studiamo il segno di questa espressione. Qui posso raccogliere un 12x alla seconda. E rimane 12x alla seconda per x meno 1. Ora il primo termine, 12x alla seconda, è maggiore o uguale a 0 per qualsiasi x. Se nulla in 0, altrove è positivo perché l'esponente è pari, un quadrato. Mentre il secondo termine, x meno 1, è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a 0. Tutto chiaro? Facciamo la tabella per la derivata. Qui abbiamo lo 0 per 1, 12x al secondo è positivo dappertutto, quindi in 0, x meno 1 è positivo ad esempio 1, e sempre in 1, meno più. E 0 qui è 0, questa è la y non prima, la y quindi è decrescente, decrescente, crescente. Quindi in 0 c'è un flesso, la funzione si annulla senza cambiare di segno. La funzione è decrescente a sinistra e a destra di 0, in 0 è derivata nulla. In 1 invece c'è un minimo che passa da decrescente a crescente. Andiamo a vedere quali sono le ordinate di questi punti. Il flesso che ha ascissa a 0 ha ordinata 0, perché 4 per 0 alla quarta meno 3 per 0 alla terza fa sempre 0. In 1 ho 4 meno 3 che fa 1.
secondo punto di minimo. Ok? L'ultimo punto, concavità. Quindi andiamo a prendere derivata seconda e ne studiamo i segni. La derivata seconda quindi è la derivata di 12x alla terza meno 12x alla seconda. Ottengo 36x alla seconda meno 24x. Posso raccogliere 12x e ottengo 3x meno 2, 0. Quindi il fattore 12x maggiore uguale a 0, 6x maggiore uguale a 0, 3x meno 2 maggiore uguale a 0, 6x maggiore uguale a 2 terzi. La concavità cambia segno in 0 e in 2 terzi. Ok? No, prego.
Certo, perché a 3 meno 4 non 4 meno 3. Chiedo scusa, fatemi correggere. In due terzi, meno 16 diciottesimi, la concavità passa da verso l'alto a verso il basso. Ok? Quindi ho un'inversione in questo modo. Qui anche, sono andato un po' sotto, passa verso l'alto, torna verso l'alto, c'è un flesso. Cioè, non avrebbe fatto un pochino meglio. Scrivere questa, in questo punto ho una tangente orizzontale, la derivata che non esce a nulla, e ho anche un cambio di concavità, quindi così. Adesso grosso modo
non funziona. Dimmi. Ah. Y uguale 4 era 3 per x alla quarta. No, sì, 3x alla quarta, 4x alla quarta, me. 3 per asterisco x alla quarta meno 4 per x alla terza. Il basso in 0, il minimo non 1 meno 1, posso chiedersi, prego? No, non ti sento. Senti, è qui. Andiamo a controllare la ordinata, se x è uguale a 2 terzi. Se siamo mi diamo la sua meno 0,58. Posso andare a controllare l'espressione della derivata prima. Terza meno 12 x alla seconda, e tra questa la coloro, se no non la distinguiamo, come la volete la derivata prima, in rosso, guarda. Okay. Se nulla in 0, cambio segno anche in 1 meno 1, e ho minimo derivata seconda. F primo 36 alla seconda meno 24x, questa la facciamo in fucsia, dove lo qua sotto questa, ok, e questa però la facciamo un poco più grossa in azzurro, facciamola in seconda, anche qui ha cambiamento di segno in 0 e non si vede molto bene, ma insomma in corrispondenza della A, quindi che la retta verticale passa proprio per dove la derivata seconda cambia segno. Ok, in grosso modo ci siamo. Domande? Facciamo quasi un altro. Algebrica, razionale,
spacca di terzo grado. Per trovare il grado della funzione è necessario moltiplicare per il denominatore in modo che diventi un polinomio, e il monomio di grado più alto è y per x alla seconda che è di terzo grado. Ok? Poi do il dominio. Ditemi se sono troppo veloce, se avete domande. Il dominio, essendo una funzione razionale fratta, la funzione esiste, cioè calcolabile ovunque il denominatore non è zero. Quindi la seconda meno 4 è nullo se x è uguale a più o meno 2, quindi il dominio della funzione è tutto r tolti 2 e meno 2, oppure tutti gli x reali hanno un diverso da 2 e da meno 2, perché in 2 e meno 2 il denominatore sia nulla. Parità f di meno x uguale meno x alla seconda meno 1 meno x alla seconda meno 4. In entrambi i casi x elevato alla seconda, quindi il meno non è effetto, questo è uguale alla funzione. Quindi è simmetrica rispetto all'asse y. Se cambio segno alla x, la y non se ne accorge. Vado a studiare il segno del numeratore e il segno del denominatore. Il numeratore x alla seconda meno 1 è maggiore o uguale a 0. Questo è un prodotto notevole, posso scomporre un fattore. E qui posso studiare il segno del numeratore oppure utilizzare i fattori in un'unica tabella col denominatore, che è la cosa più semplice. Quindi un fattore x meno 1 maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a 1 e x più 1 è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a 1. Analogamente il denominatore x alla seconda meno 4 è maggiore di 0, quindi aumenterò il maggiore o uguale, perché un denominatore non deve mai essere nulla, si scompone in x meno 2 per x più 2. Quindi ho x meno 2 che è positivo se x è maggiore di 2, x più 2 che è positivo se x è maggiore di meno 2. Quindi ho 4 valori notevoli, 1 meno 1, 2 meno 2. Facciamo una tabella. Meno 2, meno 1, 1. Abbiamo x meno 1 si annulla in 1, è positivo a destra di 1, negativo a sinistra. Poi x più 1 si annulla in meno 1, è negativo a destra e positivo, negativo a sinistra. X meno 2 è positivo a destra di 2, in 2 assume il valore nullo, quindi il 2 va scartato. Poi ho x più 2,
positivo adesso è di meno 2, io meno 2 sono allora nullo, quindi se il mio denominatore non è accettato. Ok. 4 volte meno fa più, 3 volte meno fa meno, 2 volte meno fa più, 1 volta meno fa meno, tutti più. In meno 2 la prevenzione non esiste, in 1 meno 1 è 0, in 1 è 0, in 2 di nuovo non esiste. La funzione quindi cambia segno in 1 e meno 1 e non è definita in meno 2 e in 2 come abbiamo visto già anche prima dal dominio. Ok? Dopo il segno abbiamo detto gli asintoti. Tutto chiaro? La prima cosa, visto che dal dominio sono tolti 2 e meno 2, vedo cosa succede in 2 e meno 2. Siccome c'è un denominatore, in quel caso il denominatore è 0, ragionevolmente avrò un asintoto. Andiamo a vedere il limite per il stipendio a 2 secondo meno 1. Il numeratore tende a 4 meno 1, 3, il denominatore va a 0, limite infinito. Quindi x uguale a 2 è asintoto verticale. Andiamo a vedere più in dettaglio graficamente questo cosa significa. Chiaro fin qua? Bene. Andando a esaminare il limite destro e sinistro. Il limite per x che tende a 2 da destra, x alla seconda meno 1, x alla seconda meno 4, qui è sufficiente andare a vedere il segno. A destra di 2 la funzione ha segno più, quindi il limite è più infinito. A destra di 2, ripeto, la funzione assume segno più. Il limite sinistro invece è negativo. Quindi il limite per x che tende a 2 per valore in difetto a 2 meno. Questo significa x approssima a 2 per valore più grande di 2. Il segno è più, ma non è più perché è più qua, è più perché c'è più qui, attenzione, perché la funzione è positiva a destra di 2, mentre il limite sinistra quando x approssima a valori più piccoli di 2 segno la funzione è negativo, quindi il limite è meno infinito. Andiamo a vedere l'altro punto incriminato, il limite per x che tende a meno 2. Anche in questo caso ho 4 meno 1, 3 e 4 meno 4, 0, la funzione diverge. Andiamo a vedere il limite destro, anzi, da questo concludo che x uguale a meno 2 è asintoto verticale. Il limite destro tende a meno 2 più vale meno infinito, mentre il limite sinistro è più. Ok, stiamo esaurendo il tempo, fatemi fare solo la derivata e poi magari la completate o la completeremo la volta prossima. No, gli asintoti orizzontali dobbiamo anche vedere. Ricerco gli asintoti obliqui. Per trovarli, del tipo x uguale a mx più q, m vale il limite per x
che tende a infinito, B è fatto X, quindi ho la funzione X alla seconda meno 1, X alla seconda meno 4 su X, quindi 0, perché il denominatore diventa di terzo grado, il denominatore di grado 2, il limite è nullo. Quindi asintoti orizzontali, cioè obliqui, non ce ne sono. Se M è 0, vediamo se c'è quello orizzontale, cercando Q. Q vale il limite di X che tende a infinito di F di X meno LX, ma M, abbiamo già visto che è 0, di questo vale il limite per X che tende a infinito di seconda meno 11, seconda meno 4, vale secondo grado rapporto dei coefficienti dell'X di grado più alto che è 1. Quindi la retta X uguale a 1 è asintoto orizzontale. Abbiamo un totale 3 asintoti, 2 verticali e 1 orizzontale. D'accordo? Boh, ci fermiamo qua, continueremo la volta prossima.